la buona serata perché ci dice che torna Antonino Asta a Teramo, vero presidente? Beh, diciamo che noi ci dovremmo parlare più tardi e poi sapremo da parlare. Quindi in questo momento sicuramente Asta è sotto contratto, quindi... Ma lei l'ha già sentito? Lo sentirà, mi ha detto. Lo sentirà a minuti. Mi sente? Vabbè, caduta la linea. Proviamo. Eccomi, presidente. Dico, sì, lo ha già sentito Asta o lo sentirà tra poco? No. Ci sta parlando il direttore, quindi vedremo. Il direttore è Sandro Federico? No, ci sta parlando perché conferma Asta, che Asta e Federico, Federico e Palladini sono esonerati. No, Federico rimane al suo posto tranquillissimamente, però con Asta lo conosciamo noi, quindi non viene dall'era Federico, capito? Quindi, quindi sostanzialmente Federico rimane, Palladini no? Beh, sicuramente è questa l'idea. Ok, presidente, prima aveva detto che auspicava una soluzione interna, poi qual è stato il coso che ha fatto, è stata la motivazione che l'ha fatto cambiare idea? Diciamo che ci sono altre problematiche che adesso non problematiche contrattuali più che altro, quindi Va bene, si aspetta che Asta le dica di sì o di no? Ma io spero che lui è sotto contratto, quindi deve dire per forza di sì. Se lo richiamiamo sicuramente è la persona più idonea per poterci portare fuori ancora, perché io ci credo, anche perché il nostro pubblico, come ben forse Ania c'era, sì, ma oggi sono stati esemplari e quindi abbiamo un pubblico molto molto importante e quindi anche per loro dobbiamo fare il massimo e ci dobbiamo credere fino all'ultimo secondo. Certo. Una domanda da parte di Aldo Fattore, presidente, per lei. Caro Luciano, sì. Buonasera. Ciao Aldo. Sì. Volevo solo dire questo. Come in passato ho detto che era stato sbagliato l'allontanamento di Asta, oggi a posto tuo avrei fatto la stessa cosa, perché non è possibile andare a giocarsi una partita da dentro fuori e non fare un tiro in porta. Per cui posso capire la tua rabbia. Ma non è la rabbia, è che non ci salviamo, cioè oramai va fatto qualcosa, per almeno non ci possiamo rimproverare niente, quindi non so cosa c'è, cosa non c'è, ma non va bene, ognuno si assume le sue responsabilità, io come presidente, poi Palladini è una persona eccellente come persona. Ma credo che in questo momento non si sia ambientato, non ha dato la svolta, non ha dato niente fino adesso, quindi non... Io ci bisogna salvare la categoria a tutti i costi. Bravo, e quindi io ci provo. Poi se non verrà, non verrà, però io lo devo fare, punto, e sono convinto al 1000 per 1000.